Ciao a tutti ragazzi, io sono Vergens di Gaming Tonight e benvenuti in questo nuovo video. So che magari non è il momento più adatto, forse non è manco tipo di banlist adatta, però lo dite già dal titolo. Siamo a sto giro, non sulla prediction, perché non me la sento di fare una prediction. Questi mesi sono stati troppo strani, data la chiusura di tutto, non ci sono stati tornei, quindi prediction diciamo che A sarebbe troppo difficile, B non avrebbe senso, C continuo a ritenere gli hit che non sono stati ancora dati per la mia prediction precedente ancora validi, quindi di conseguenza non penso che cambierebbe molto, perché pensato che magari l'avrebbero divisa in due banlist distinte dato che non si poteva giocare, appunto. In ogni caso, oggi siamo sulle 5 cose che vorrei dalla banlist di maggio, giugno, no, non lo so, c'è questa banlist, cioè la banlist non verrà aggiornata prima del 25 di maggio, però potrebbe anche essere aggiornata a giugno, quindi maggio-giugno, insomma, quello che è. Le 5 cose che vorrei dalla banlist di maggio, abbiamo deciso, questo video si chiamerà così. E quindi ragazzi, vi propongo questa cosa. Prima di tutto, però, prima di continuare, iscrivetevi, andate in descrizione per tutti i nostri link, gruppo Telegram, server Discord, profilo Car Market, insomma, in profilo Instagram, avete tutto qua sotto. Io direi di incominciare al quinto posto una carta che è da un anno che la chiedo. Panteismo! Ma ciao, ci rivediamo. Ogni banlist siamo sempre qui. Che spero che Panteismo dei Monarchi torni. È anche il momento, direi, no? Cioè, voglio dire, sì, cioè, alla fine Monarca bricca comunque anche con Panteismo a 3. Non sarebbe più... Dai, per piacere, Konami. E come, così come Panteismo, anche Unicorn. Sì, il ritorno dei mazzi anti-meta. Raga, sono carte che secondo me meritano di uscire, anche perché sono mazzi che non reggono troppo. Inoltre, Unicorn a 3 darebbe un po' di hype, perché ne darebbe veramente tanto, un po' tra virgolette, per Dragma. Perché Dragma si può giocare tranquillamente con Necroz, ed è veramente, veramente OP. E quindi di conseguenza potrebbe anche starci, magari va a 2... così come Panteismo, e poi i banlist dopo, tutte e due a 3, dato che bene o male la banlist successiva a questa sarà all'incirca nel periodo nel quale esce Dragma, ci può stare come cosa. Però andiamo agli hit seri adesso. Terzo posto, cioè terza carta nominata, Darkness Metal Dragon, Red Eyes, Drago Metallico Scuro, Occhi Rossi. È anche giusto farlo tornare a 3 dal momento che da noi ha l'errata. L'effetto è Advance per turn, quindi adesso non si può evocare, grazie a Darkness Metal Dragon, una ripetizione dal cimitero. Ci sta, è una cosa telefonatissima il fatto che torni a 3, quindi ragazzi... Darkness Metal Dragon sparirà dalla banlist. Non so se già questa o magari a questa la mettono a 2, non lo so, anche se avrebbe poco senso metterlo a 2 adesso. Mettete l'altro direttamente, avete fatto. E adesso hit un po' più seri, che sono comunque hit che chiedo anche questi da tantissimo tempo, abbastanza scontata questa classifica. Mina! Allora, Mystic Mine 0, 1, alla fine abbastanza indifferente, cambia poco da 0 a 1, però... 0 è meglio che 1, sapete, insomma, meglio non trovarsela proprio attorno a quella carta, quindi io direi Konami, una bella mina a 0 ci può stare. Infine Calamities, non penso che lo toccheranno adesso, perché va dai pari troppi mazzi Calamities, anche banalmente Fluffal potrebbe essere bannato una volta uscita Rotted, che è l'espansione dove usciranno i Fluffal nuovi. Quindi è una speranza quella di vedere Calamities a 0, però verosimilmente non verrà fatto. Quindi ragazzi, queste erano le mie 5 speranze per questa banlist. Ditemi nei commenti se volete la banlist roulette, non penso di riuscire a portarla in tempo, sinceramente, venendo come sono andate le ultime due banlist roulette.
pam pam, uscite le banlist proprio dopo averle editate, quindi vorrei evitare di rischiare a sto giro. Quindi questo era quello che ne pensavo per quanto riguarda la banlist. Scrivetemi qua sotto quello che ne pensate voi per questa banlist, appunto. E niente, noi ci vediamo domani alle 15 con un nuovo video. Oh, ciao ragazzi.